bene, siete carichi? Sì. No, perché abbiamo ancora 5-6 ore da andare avanti, eh? Yeah, grande, questa è la reazione che voglio vedere, grandissimi. Allora, io ho delle domande. E voi avrete sicuramente delle risposte, meno, me lo auguro, ok? E ho delle domande proprio per te, che è tutto il giorno che sei seduto qui a seguire questa convention, ok? Siete pronti? Sì. Allora, la prima domanda che ti vorrei fare, e parlo così, parlo a te, perché mi voglio riferire o voglio parlare a ognuno di voi, no? Ma voglio parlarvi direttamente. Quindi ti voglio chiedere, chi sei tu? Chi sei tu? Datemi delle risposte, prima che vi vengano in mente, eh? Non è che voglio una trattazione filosofica. Chi sei tu? Un uomo? Una donna? Poi, dai, chi sei tu? Un bel ragazzo? Grande. Chi sei tu? Energia? Ciò che credo? Una luce? Quello che fai, ok. Amore, amore, ciò che vuoi, dai. Chi sei tu? Non ho capito. Una sognatrice, bello. Chi sei tu? Cambiamento, creatore. Io sono io, che cazzo vuoi? Cioè, oh, fatti i cazzi tuoi. Vabbè, insomma, ci sono tante risposte a questa domanda, no? Questa era la prima, chi sei tu? L'altra domanda che ti faccio è, che cosa ci fai qui? Cioè, che cazzo cosa ci fai lì seduto a tutto il giorno? Cosa ci fai qui? Curiosità. Bene, benissimo. Poi, cosa ci fai qui? Cresco. Evoluzione. Vabbè, in prima fila ci sono sempre i secchioni, vabbò, sappiamo. Ma là in fondo... Cosa ci fai qui? Tu, là, laggiù? Come? Non ho sentito. Sto con belle persone. Bene, bene, i tuoi vicini saranno felici. Cosa ci fai qui? Anche là. Come? Conoscere, sto conoscendo gente. Bene, poi cosa ci fai qui? Cambiamento. Condivisione. Mi metto alla prova, prendo degli spunti. Benissimo, comunque, come? Crescita, molto bene. Anche qua ci sono tantissime risposte a cui che possiamo dare a questa domanda, vero o no? Sì. Volete avere le risposte che vorrei che vi arrivassero? Vi piace vincere facile? Cioè, prima Giulia diceva, in Ghana nessuno ha gli esami copia. Cioè, voi vi chiedo le risposte, le volete? Sì, 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 sì. Non è che dico, no, ci voglio arrivare, no, vabbè, va, mi piace vincere facile. Allora, secondo me, è un secondo me, poi mi direte se è anche un secondo te, quindi un secondo voi, chi sei tu? La risposta a questa domanda è questa, è che tu sei un essere straordinario. Vi faccio una domanda, vi è mai capitato nel corso di questa vita, no? Ognuno di voi ha un'età diversa, nei vostri 20 anni, 30 anni o 40 anni, di chiedervi, davanti allo specchio, magari al mattino, tutto assonnato, o alla sera, no? Dopo una buona notte, vai nel letto e ti chiedi, ma io chi sono? Vi è mai successo di farvi questa domanda? Chi è successo? Say yes? Yes. Ok. Avete sempre avuto una risposta diretta facile? No. Vi è capitato di magari avere la sensazione di avere nella testa una massa un po' informe, senza una forma di pensieri, una massa non definita. C'è tante cose, ma magari con la difficoltà di cogliere il punto e quindi di dare la risposta più che sentivi di più. Vi è successo? A chi è successo questo? Say yes? Benissimo. Ecco, magari ci siamo sentiti un po' così, no? Una slide che cambia, benissimo. Un po' come questo. Io ho preso qui l'esempio di un masso. Questo è un masso di marmo, no? E ha una forma più o meno definita. E magari erano un po' così i pensieri su di noi, no?
E qui siamo d'accordo sul fatto che qui c'è tanta roba, sì o no? Cioè c'è tanta massa, c'è tanta sostanza qua dentro. E sto masso può essere potenzialmente qualunque cosa, siamo d'accordo? Allo stesso tempo può essere nulla, nel senso che se si trasforma può diventare quello che ci serve, se non si trasforma rimane un masso, più o meno indefinito, con forse nessun tipo di funzione. Ecco, secondo me noi non siamo questo, tu non sei questo. Secondo me tu sei quello che c'è qua dentro, ciò che può diventare questo masso. E quello che questo masso può diventare è questo. Cioè tu sei l'opera d'arte più bella della tua vita. E questa è un'opera d'arte che si chiama, ha un nome ben preciso, si chiama Amore e Psiche. E non è a caso che io abbia scelto questa opera d'arte qua, perché di amore ne abbiamo parlato fino adesso, ne ha parlato Simone, di psiche, diciamo così, ne abbiamo parlato un po' questa mattina, no? E sono le due forze che ci servono nella vita. E per me tu sei e noi siamo, o possiamo essere, l'opera d'arte più bella della nostra vita. E questa è la risposta alla prima domanda. Chi sei tu? Sei l'opera d'arte più bella della tua vita? E la seconda domanda era, perché sei qui? Volete avere questa risposta, sì o no? Senza copiarla? No, dai, ve la suggerisco. Ecco, secondo me noi siamo qua perché per avere un impatto. Tu sei qua nella tua vita per avere un impatto. Cioè, scusami, sei potenzialmente l'opera d'arte più bella in assoluto e cosa vuoi fare? Vuoi stare lì appeso? Fare in modo che gli altri osservino la tua bellezza, la tua straordinarietà? No, se sei l'opera d'arte più bella della tua vita, hai un unico compito ed è avere un impatto. Avere un impatto nella tua vita, avere un impatto nella vita delle altre persone. E significa avere, e significa lasciare un segno per me, no? Significa lasciare la propria firma in questo mondo, fare la differenza. Fare in modo che attraverso il tuo passaggio per qualcuno sia stato significativo. E magari alle volte, quando noi vogliamo fare la differenza o lasciare un impatto, è come se gettassimo un sasso nel mare della vita. Quando, vi è mai capitato di andare al mare e gettare un sassolino nell'acqua, sì o no? Ecco, tu butti un sassolino e piano piano tutte le onde si allargano. E a un certo punto tu non le vedi più, perché si vanno a confondere con le onde del mare. E tu non vedi più col tuo occhio dove quell'onda sta arrivando o può arrivare. Tu quello che vedi è quello che fai in quel momento. E così nella vita, no? A volte facciamo delle azioni, facciamo dei gesti, ci impegniamo per ottenere dei risultati e alle volte li vediamo subito. Alle volte li vediamo magari più avanti o alle volte non li vediamo. Nel senso che l'eco delle nostre azioni non sempre sappiamo dove arriverà. È un piccolo sassolino, quindi una piccola azione nella tua vita, per te magari conta poco. Ma quell'onda che si crea può avere un impatto dirompente nella vita di qualcun altro. Stamattina Giacomo vi diceva, quando vai a portare il cane a fare la pipì, prendi un post-it e mettilo nella macchina di tua mamma e scrivigli grazie per quello che fai per me ogni giorno e chiudila. Fare quell'azione, quanto costa? Zero. È come buttare quel sassolino, costa zero. Che impatto può avere nella vita o nella giornata di tua madre che apre la porta della macchina, sale e vede quel post-it? Tanto poco. Tanto, tantissimo. Allo stesso modo, vi è mai capitato di invitare qualcuno a vedere una serata di SSA, sì o no? Chi è che ha avuto almeno un ospite in serata? Ok. Invitare quella persona, dare quell'opportunità lì, quanto vi è costato? Zero. Probabilmente hai alzato il telefono, hai chiamato una persona o gli hai mandato un messaggino. Oh, sai che facciamo una cosa figa, vieni. Ma può essere che quella serata per quella persona invece abbia avuto un impatto importantissimo, no? Tutti voi alla domanda di Giacomo di stamattina avete risposto che almeno che quello che avete vissuto qui con noi
ha rappresentato qualcosa di estremamente significativo nella vostra vita, vero o no? E probabilmente voi siete venuti qua perché qualcuno vi ha parlato di tutto questo. È così? Ecco, per quella persona che vi ha parlato di tutto questo, ha lanciato un sassolino. L'impatto che nella vostra vita ha avuto quella cosa lì è stato grandissimo. Mi seguite? Quindi noi siamo qua per avere un impatto. E non importa l'entità dell'azione, ma quando tu scegli di contribuire, quella piccola azione può avere l'effetto farfalla. Lo conoscete tutti l'effetto farfalla? Sapete che cos'è? Cosa vuol dire? Vuol dire che un piccolo battito d'ali, un piccolo cambiamento in un sistema può cambiare, può portare un grande cambiamento a lungo termine. Se butti un sassolino non sai dove arriverà, ma sicuramente un effetto lo creerà. E quando vedo questo mi è venuta subito in mente un'immagine, che è questa. Che si dice che spesso il mondo che abbiamo fuori non è altro se non un riflesso di che cosa? Del mondo che abbiamo dentro. E i cerchi dell'acqua ve li ho rappresentati così, no? Allora, noi possiamo avere un grande impatto nella società, siamo d'accordo? Sì, nel senso che possiamo fare delle campagne sociali, possiamo fare beneficenza. Abbiamo un impatto per le persone, sì o no? Sì. Poi possiamo avere un impatto come persone che hanno un lavoro, come degli studenti, nel senso che possiamo essere dei grandi collaboratori, possiamo essere degli studenti con tutti i 30 lode, possiamo avere un impatto nella nostra famiglia, nella nostra relazione, se magari scegliamo di seguire dei principi, no? Ma vi dico una cosa, tutto questo non si crea, questo impatto non si può creare se come prima cosa tu non scegli di avere l'impatto sulla cosa più importante su cui devi avere impatto. Indovinate un po' che cos'è? Tu. Infatti al centro di questo ci sei tu. Cioè se tu non scegli di avere impatto prima di tutto su di te, di crescere, di evolvere, non potrai avere impatto sulle altre sfere. E allo stesso tempo, è vero, visto che parliamo di rivoluzione digitale, potremmo diventare degli influencer, cioè possiamo arrivare a tantissime persone, ma non è detto che questo ci garantisca di avere l'influenza che noi vorremmo avere nella vita delle persone vicino a noi. Non è detto che questo ci garantisca di avere l'influenza che noi vogliamo avere sulla nostra vita. Se tu non decidi di crescere, non decidi di formarti, che significa dare forma, lì al centro rimarrà sempre quel masso che non ha una forma ben precisa. E alla domanda chi sei tu, la risposta non sarà immediata, non sarà chiara, ma sarà sempre quel masso con una forma più o meno definita. Mi seguite? Chi mi segue sei yes. Yes. Molto bene. L'altro ieri è stato il mio compleanno. Auguri. Grazie, è stato bellissimo, grazie. Allora, io il mio compleanno lo prendo un po' come giorno dove ho la possibilità di... dove mi sento coccolata, devo dire la verità, perché ricevo tantissimi messaggi di auguri sotto ogni forma, no? Messenger, WhatsApp, eccetera, e quest'anno ne ho ricevuti tantissimi. E io lo prendo un po' come una cartina tornasole. Di che cosa? Dell'impatto che in questo anno sto avendo nella vita delle persone che incontro. Perché? Perché uno può pensare che gli auguri siano semplicemente un gesto di, come dire, di gentilezza. E beh, è vero, ma io penso anche che se una persona si ferma, interrompe l'attività della sua vita per dedicarti un momento, vuol dire che in qualche modo un impatto nella sua vita l'hai avuto, no? E io ho ricevuto dei messaggi bellissimi, uno di questi ve lo leggo, è Elena. Buon compleanno, ti penso spesso, il tuo sguardo e il tuo abbraccio sono con me nei momenti significativi della mia vita. Il tuo esempio di amore incondizionato mi guida spesso nella scelta delle mie azioni e mi sostiene nelle sfide quotidiane. Ti voglio bene. Chiara Savino, ho pensato di scrivere anche il mio cognome, non si sa mai. Magari.
Ecco, questo è uno dei messaggi che ho ricevuto, no? Devo essere sincera, io non lo so quando ho creato quella roba lì. Non mi ricordo in che evento, non mi ricordo che cosa ho fatto, non lo so precisamente. Non so neanche se è un evento solo. Però ho la certezza di una cosa. Ho la certezza che quando ero davanti a quella persona, sicuramente ero lì avendo compiuto una scelta. La scelta di avere un impatto nella sua vita. La scelta di contribuire nella sua vita. Voi avete una missione? Chi è che ha chiara la sua missione? Say yes. Bene, qualcuno sì, qualcuno no. La mia missione è molto chiara. La mia missione è liberare le persone. Liberarle per me significa dargli la possibilità di tirare fuori quello che c'è dentro quel masso. Non so se voi lo vedete, ma questo qui è una scultura ed è una, e c'è una mano che spinge fuori. Riuscite a vederlo? Questo è l'emblema proprio, no? E rappresenta un po' magari quello che sentiamo dentro. Magari sentiamo dentro un'energia, sentiamo dentro qualcosa che spinge fuori, che scalpita fuori, ma non sempre riusciamo a tirarlo fuori. Ecco, quando tu scegli di avere impatto nella tua vita, impatto nella vita delle persone, allora quella roba che c'è lì dentro esce. E la mia missione è far uscire quella roba lì. E io però non ce l'avevo una missione. Non ce l'avevo come tanti di voi che non hanno alzato la mano, perché anch'io mi sentivo un po' così, come un masso non troppo ben definito. Poi però ho visto davanti a me delle persone che mi hanno fatto vedere che cacchio ci poteva essere qualcosa di più. Ho visto degli esempi davanti che mi hanno fatto vedere che si poteva essere uomini liberi, donne libere, che si poteva essere felici e che si poteva vivere una vita seguendo una missione, vivere una vita contribuendo nella vita degli altri. E allora mi hanno dato in mano quegli strumenti per creare l'opera d'arte più bella della mia vita. E quando me li hanno dati, ho scelto quale opera d'arte costruire. E ci sono stati, dopo la mia scelta, dalla mia scelta sono passati diversi anni, no? E da quando sono stata nominata istruttrice sono passati 10 anni. E in questi 10 anni, una cosa che ho fatto, ho continuato a contribuire, a lanciare dei sassolini nel mare. E subito non sapevo che cosa avrebbero creato, ma poi hanno portato indietro quelle onde che si sono disperse nel mare, hanno riportato indietro delle persone meravigliose. E ancora quando li vedevo tutti, non sapevo dove sarebbero arrivate quelle onde create da quel sasso. Oggi lo vedo più chiaramente, perché oggi vedo Alice che fa dei corsi, che crea una squadra, vedo Davide che segue dei briefing, che si innamora, che fa crescere persone, che aiuta altre persone a liberarsi. Vedo Vittorio che fa la stessa cosa, vedo Sofì che fa la stessa cosa, e vedrò Silena, vedrò Piero, vedrò Gaetano. Ecco, oggi posso vedere che quella piccola azione, che a me non è costata nulla, quella scelta che a me ha permesso di liberarmi, di uscire da quel masso, permette ad altre persone di, a sua volta, liberarsi. E questo è il nostro scopo, avere un impatto nella vita delle persone, essere prima di tutto noi felici, prima di tutto avere una missione, perché cazzarola, con il tuo esempio puoi guidare la vita di tantissimi, di tantissime altre persone, a partire dalle persone più vicino a te. E così lo faccio per le persone che incontro, sempre, a prescindere che siano di genio o no, e ho tantissime persone vicine. E l'impatto più grande è questo, no? Per il futuro, che sono le mie figlie. E per me sono l'opera d'arte più bella, no? Una delle opere più belle che ho costruito, sicuramente sì. Ecco, ma adesso la domanda che ho per te è questa. Qual è l'impatto che stai avendo tu? Qual è il tuo impatto oggi? È l'impatto che vorresti avere? Stai facendo la differenza quanto potresti, per te stesso e per le persone vicino. Ricordati, non ti costa niente, è come un sassolino buttato in quel mare. Ma dove cacchio può arrivare la tua differenza? Dove può arrivare il tuo impatto? Oggi non lo puoi prevedere, però puoi scegliere
anziché reagire, agire oggi e scegliere di avere un impatto più grande, se senti che il tuo impatto non è quello che potresti avere, perché fa tutta la differenza nel mondo. E la mia missione oggi non è diversa dalla missione di tutti gli altri istruttori di genio, perché io, come loro, vogliamo fare solo una cosa, darvi in mano degli strumenti. Voi non avete idea di che cosa significhi vedere delle persone e vedere ciò che possono diventare e alle volte vederle che non ci credono. Non hai idea di che tortura sia questo. E quindi è vero, noi possiamo essere siamo presi come dei pazzi, dei visionari, dei folli sognatori, è vero, è così. Lo siamo, perché cazzo riusciamo a vedere oltre quell'ammasso che c'è attorno all'opera più bella della tua vita, all'opera d'arte più bella della tua vita. E io lo vedo, e se ho davanti un Amore Psiche, se ho davanti un Monet, se ho davanti a Gioconda, se ho davanti un Leonardo, un David, scusatemi, non posso stare zitta, non posso non dirtelo. E tutti noi non smetteremo mai di dirtelo, e non smetteremo mai di urlarti una cosa, che tu sei un essere speciale, tu puoi avere impatto nella tua vita, mettiti al centro e realizza l'opera d'arte più bella della tua vita. Noi ci siamo, non potremmo mai smettere di urlarti questo, anche se potremmo essere presi come dei pazzi, dei visionari, non importa. Quando hai una missione non puoi fare altro che adoperarti per questo. E allora scegli di realizzare l'opera d'arte più bella della tua vita. Lo puoi fare, sei qui per farlo. E non è un caso se sei qui. Scegli adesso, esci da questo 25 aprile e fai in modo che sia l'inizio di una nuova vita. Grazie.